Ciao a tutti, eccomi di ritorno. Ho qui la mega busta con tutti i prodotti terminati del mese di dicembre. Ne ho consumati tanti e tanti li ho buttati per non mostrarveli, per non farvi addormentare più che altro. Ma ho delle vere chicche che vi voglio mostrare, di cui vi voglio parlare. Le prime che vado a sfilare sono i due tipi di caffè che con mio malgrado ne ho prese solo due tipologie per tipo, pianto il cuore perché sono veramente uno spettacolo. Ora, per chi si fosse perso su Cara Caloria, avevo condiviso il video dell'acquisto della mia nuova macchina del caffè della Nespresso, che poi ho visto che è nuova per me, ma che è decrepita perché è un modello comunque passato. In quella promozione c'era appunto questa offerta di 40 euro sull'acquisto di 144 capsule. Di quelle capsule acquistate ne avevamo selezionate due alla nocciola e due al cioccolato, che sono queste, che sono veramente uno spettacolo. Allora, sia nel latte classico che nella bevanda di avena che io bevo tutte le mattine, quella che è più buona proprio in assoluto è la nocciola, però il cioccolato sa anche il fatto suo. Quindi questo mi va di segnalarvelo, perché se veramente avete una Nespresso e queste classiche, comunque non quelle nuove con le capsule che sembrano degli UFO, queste qua sono veramente uno spettacolo. Ovviamente io per riacquistarle dovrò entrare sul loro sito e fare l'ordine. Poi un prodotto che avevo trovato in offerta al Lidl e di cui sono rimasta veramente meravigliata sono queste blue chips fatte con le patate, queste viola, che poi le chiama blu ma sarebbe violet secondo me perché sono proprio viola. E se ricordo vi metto una foto qui perché mentre le mangiavo ho fatto lo scatto per mostrarvele. A parte che sono buonissime perché sono super croccanti, io come vedi le avevo trovate con il 30% di ribasso. Le ho prese per provarle e ci ho fatto una merenda, oh, veramente buonissime, veramente. Poi, sempre della Lidl, un prodotto che non ho mai acquistato perché ho sempre storto il naso, ma che poi in realtà l'ho provato e mi è piaciuto, sono stati questi spinaci con il formaggio e la mozzarella, cioè mozzarella e parmigiano. Veramente, veramente molto buoni. Un prodotto natalizio, come non mostrartelo, il Zanzibar, questo classico, l'avevo trovato a... Non ricordo se era il Conad, credo a 4 euro, ma veramente, veramente buono. Mamma mia, il cioccolato buonissimo. Poi un altro prodotto che ti avevo mostrato nella Degustabox, che ti avevo detto: ah no, questo non lo mangio, lo tengo, ma che l'ho mangiato. E ti sto parlando di questo. La cosa positiva è che è fatto con la fecola di patate, quindi non c'è gelatina al suo interno. Non mi sono piaciute tantissimo perché le ho trovate un pochino, cioè sono poco gommose, non sono assolutamente delle toffee, e anche se qua le chiama chew candy, cioè caramelle morbide, comunque masticabili, a me non sono piaciute. E il sapore, che sarebbe la burro birra del Harry Potter, non lo so, io non le ho capite, ecco. Forse per i bambini vanno bene, ma per gli adulti anche no. Poi un prodotto super promosso che ho comprato a 99 centesimi all'Eurospin sono stati questi ceci tostati che ti avevo mostrato in uno svuota la spesa Eurospin. Se li trovi, provali perché sono veramente super sfiziosi, ma proprio buoni, buoni, buoni. Allora, io di solito li faccio al forno, sempre comunque con le spezie, però questi sono un croccante soffiato che a me non escono così, insomma, nel forno. Non lo so come li cucinino per farli diventare di questa consistenza, però veramente mi sono piaciuti moltissimo. Poi un altro prodotto super promosso e che non gli avrei dato 2 centesimi, trovato in offerta a Todis a 1,49 euro nelle mie blitz a ora di pranzo, quando vado a prendere le cosette sfiziose da lavoro, sono stati questi biscotti che sembrano, e anche di questi credo ci sia la foto, ve la lascio qui. Allora, sembrano quelli originali, però il biscotto non è così scuro, è leggermente più chiaro, ma dentro la crema. Buonissima, ragazzi. A parte che è proprio schiattato di crema al pistacchio, ma proprio buono. E di quella linea lo fanno con la crema al cioccolato e se non erro con la crema al limone. E se non erro stanno ancora in offerta. Quindi, insomma, se avete un Todis nelle vostre vicinanze, buttateci un occhio. Poi un prodotto che io personalmente non avevo mai provato e che se non erro dovrebbero esserci. O no, l'altra busta forse l'ho buttata. Lo sai che non lo so? Perché non la trovo qua. Vabbè, comunque, di questo marchio Vintage Potatoes, buone.
Queste le ho trovate sempre al Conad, da 1,49 euro la confezione, che non costa neanche tanto. Io peraltro pensavo fosse proprio il brand del Conad, invece no, è un vintage potatoes. E lo trovate di vari gusti, peraltro, allora se non erro ce ne stavano tipo 6 di gusti. Io ho preso pepe nero e sale marino, veramente veramente uno sfizio, ma veramente veramente buono. Cioè se l'avete il Conad, però non il Conad classico, quello ipermercato, quello più grande, perché io vicino casa ho il Conad, quello diciamo il supermercato, quello piccolino, ma questo non lo trovo, cioè questa linea non si trova. Poi salmone affumicato norvegese con pistacchio, ottimo, veramente, e mi è stato detto veramente da ricomprare perché è veramente buono. E della stessa linea l'ho trovata all'aneto e al gin tonic. Al gin tonic non lo so perché non saprei neanche come potrebbe essere, però hanno fatto questi gusti particolari al Lidl, quindi secondo me è da provare. Sempre al Lidl, con una Mr. Choc Limited Edition, ho comprato il chocolate popcorn perché ero stata ammaliata dal sapore mele e cannella. Allora, i popcorn sono buoni perché sono glassati al cioccolato bianco e poi hanno questo retrogusto di mele e cannella. Ma se ti devo dire compralo, è buonissimo, no, perché è troppo, troppo, troppo zuccherato. Cioè, a me che piacciono i dolci, questo è veramente un'esagerazione. Poi mi sento di promuovere questo brand trovato come al solito nella degustabox perché le mini tavolette di Ritter erano uno spettacolo, una più buona dell'altra, persino quello al fondente che di solito non tanto mi piace con le nocciole, questo era veramente buono. Poi te ne ho parlato in svariati vlog, sia nei vlogmas che non, te ne riparlo nuovamente. Questa bevanda Even di bevanda di avena. Allora, questa è quella classica. Poi ho comprato oggi la barista che avrei visto nel video svuota la spesa lo spin. L'ho provato anche al miele e cannella, molto buono. Mi resta da provare quello al cioccolato. Non l'ho preso perché io spesso e volentieri nel latte ci metto, cioè nella bevanda vegetale ci metto il caffè, quindi il cioccolato secondo me è un gusto un po' fuorviante, quindi quello è l'unico gusto che non ho ancora provato, ma altrimenti tutta la linea super promossa. Peccato che costa, perché allora dipende dove vai, perché per esempio al Carrefour costa 2,99, al Conad 2,79, quando lo trovo in offerta sotto a 2 euro ovviamente ne faccio scorta, ma straconsigliato se non l'hai provato, anche perché io noto che molte bevande all'avena sono, sebbene non abbiano zuccheri aggiunti, cioè non ci sono gli zuccheri dentro, infatti anche questo è senza zucchero, siano però molto dolci come gusto. Questo invece no, sa proprio di avena, non sa neanche di quello zucchero presente nell'avena. È veramente veramente promosso. Ecco, questo è il fratello che ti dicevo che ha il gusto miele e cannella, e sono prodotti vegani, cioè nel senso che c'è l'aroma, non c'è il miele veramente dentro. Infatti quando ve ne avevo parlato mi sono dimenticata di farvi vedere che c'ha proprio il bollino vegan. E buoni, buoni tutta la linea, ecco, da provare quella al cioccolato, ma anche forse per farci qualche dolcino non sarebbe male. Un altro prodotto super super promosso, se non l'hai mai provato, assaggialo. Questo secondo me se la batte con quella alla barbabietola, che alla barbabietola era Galbusera, adesso non ricordo che linea era, o era sempre Doria, non lo so. Però questi sono verdure e semi, spinaci e semi tostati di teff. Mamma quanto li ho amati! Sono veramente buonissimi. Allora, veramente se li battono con quelli alla barbabietola, che adesso non mi. No, forse Misura erano quelli barbabietola, erano della Misura, ma se la battono, veramente veramente uno spettacolo. Se non l'hai provati, provali perché sono buonissimi, sono croccanti, senti gli spinaci, senti i semi, mamma mia, buono. Poi un prodotto che io ho sempre visto ma non ho mai provato, e ho provato e ho acquistato per quando siamo andati a Milano in vacanza. Perché ovviamente era in versione pocket per l'aereo, ti sto parlando di questo dentifricio che si chiama Marvis e che lo trovi anche nel formato, se non erro, nero. Questo in particolare è veramente molto buono, mi è piaciuto tanto e difatti lo sto terminando perché è tanto inutile che lo tengo aperto per un prossimo viaggio perché sarà sempre troppo più in là per quando ovviamente si rovinerà il dentifricio, poi lo riacquisterò, ma l'intento è acquistare anche la confezione grande, non pocket, per provarlo. Questo è veramente una rivelazione.
Poi, come è stata una rivelazione questo tipo di caffè acquistato a Lidl, questa è la compatibile per la Nespresso, ce ne sono 10 di capsuline celesti, oggi ho finito l'ultima, ma veramente, veramente buona. Poi, in ultimo, ma non di importanza, sfilo via gli ultimi tre prodotti, sì, poi la busta è qui finita. Allora, mio marito mi ha detto di dirvi che si può ricomprare questa, veramente buona. Poi, calda, la morte sua. Parole sue, io non entro in merito. Poi io invece vi parlo della Nivea Mousse qui Flexible Curl and Care per i boccoli. Allora, questa promossa sì, allora all'inizio non mi ha entusiasmato, non mi ha fatto esaltare, però poi nell'utilizzo effettivamente i capelli restano morbidi e abboccolati, quindi veramente questa promossa. E poi in ultimo un altro prodotto che te lo promuovo così d'amblè perché veramente a me è piaciuto, l'ho preso proprio agli inizi di dicembre e non lo so se lo vendono ancora adesso, però mi sono piaciuti, tipo le bomboniere, non so se ti ricordi l'Algida che fa i gelatini, quelli piccolini tondi delle bomboniere, e Lidl Deluxe ha proposto questi gelatini che sono sfiziosi perché sono pocket, sono diciamo finger food e li trovi in vari gusti. Ho preso questa alla nocciola, ma se non erro ci sono anche la vaniglia e il cioccolato e mi sembra anche al caffè. Però sono sfiziosi e non costano niente perché stavano tipo 1,19 euro, 1,29 euro per 100 ml. Sono veramente veramente buoni. Se non li hai provati, provali. Stanno nel reparto ovviamente del frigorifero vicino alle pizze perché non stanno dove stanno i gelati, stanno dislocati dove sono i prodotti deluxe, le pizze, le sfizioserie. Questo veramente promosso. Finito i prodotti terminati di dicembre, finalmente posso buttare tutta plastica e carta che ingombravano la mia tote bag, che nel frattempo ho iniziato una produzione di borse che voi non potete immaginare. Poi fammi sapere se ti farebbe piacere vedere qualche video di me che creo borse su borse, perché questa è stata la prima fatta peraltro quasi tutta a mano, invece adesso uso la macchina da cucire che ovviamente dà molto molte soddisfazioni, quindi lasciami scritto nei commenti se ti farebbe piacere qualche video in merito. Io nel frattempo riappendo la borsetta. Ti ringrazio per essere stata in mia compagnia e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!